Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Vanity, che mi chiede di parlare del film del 1958 di Alfred Hitchcock, La donna che visse due volte, ovvero Vertigo. Vertigo è uno dei film più famosi di Hitchcock, in realtà, che ha influenzato tutto il thriller a venire in 6.000 modi. Ci sono più copie della Donna che visse due volte di quante se ne possono contare. 1958, Kim Novak naturalmente a fare Madeline Judith e il grandissimo James Stewart nel ruolo del protagonista, ovvero l'avvocato e poliziotto John Ferguson, e che noi vediamo all'inizio del film praticamente fare un inseguimento sui tetti e avere un attacco praticamente di vertigini totali, e muore quindi un poliziotto a lui assegnato. Quindi si dimette e di lì in poi incomincia a avere, insomma, una vita abbastanza triste, finché non incontra il suo amico Gavin Elster, diventato un grosso imprenditore, che praticamente gli chiede di tenere d'occhio la moglie Madeleine. Il nostro lì per lì non vorrebbe, poi in realtà vede la moglie del nostro, che è Kim Von Novak, e ne è subito attratto e decide praticamente di fare quello che gli aveva detto il nostro, di tenerla d'occhio. Finché appunto Madeline non cerca di uccidersi suicidandosi in acqua, il nostro la salva praticamente, e di lì nasce una relazione che diventerà amore, finché poi appunto Madeline non si suiciderà buttandosi praticamente di sotto da un campanile di una chiesa. Di lì il nostro quindi va in una paranoia incredibile, ma riesce e crede però di riconoscere in una cameriera, Mora però e tutto il resto, una donna identica a Madeline, ovvero questa Judith, e decide praticamente di farla diventare bionda e tutto il resto per farla assomigliare sempre di più alla nostra. Di lì poi tutto quello che succederà fino al meraviglioso finale, per un film fantastico, con una musica di Bernard Herrmann, di quelle straordinarie, con quell'intro stupendo che arriva subito dopo i titoli di testa di Saul Bass, che partono appunto con questa spirale all'interno dell'occhio per fare tutti i giri del mondo per ritornare dentro appunto l'iride, dei titoli di testa incredibili subito messi davanti allo spettatore, che poi abbeccherà la scena successiva, che è fantastica, appunto quella del poliziotto, con dove si inventa la soluzione Vertigo, la cosiddetta appunto Vertigo, che è una soluzione tecnica, quindi carrello in avanti e zoom indietro, è geniale appunto, e tutto sembra dare la sensazione appunto delle vertigini, che riesce perfettamente. Quindi il film si intitolava Vertigo, nonostante sia in realtà tratto dal romanzo in Italia omonimo, La donna che si due volte, scritto da quattro mani da Thomas Narciaz e Pierre Boulet. Il nostro tira fuori una riduzione, naturalmente quello era ambientato prima della guerra, questo è ambientato invece negli anni 50. Va detto subito che James Stewart è grandissimo, è uguale a Kim Novak, che gli va dietro alla stragrande per un film epocale, un film totale, un film tra i più belli mai visti, dove la tecnica cinematografica del nostro Hitchcock vola altissima, sia appunto nella parte onirica, quando il nostro protagonista James Stewart la butta completamente di fuori e il cervello li va a giro, sia appunto nelle presentazioni, nei luoghi, che sono quasi tutti, stavolta iniziano a essere perennemente queste righe, queste strisce, ad essere presenti nella logica appunto geometrica del nostro Hitchcock, così come le presentazioni dei personaggi, che diventano praticamente uniche. Anche Hitchcock, che fa il suo solito cameo, ma quando appare la nostra per la prima volta di profilo è veramente una cosa incredibile, così come poi continua tutto il resto, così come poi ci sputtana in realtà tre quarti di finale, il finale, così ci morta in una condizione di sapere ancora un'altra volta uno di più del protagonista, di quello che sta succedendo nella storia, fotografata a colori in una maniera splendida da Robert Burks in forma smagliante, e per un film totale che il nostro Hitchcock ha fatto riscrivere due o tre volte fino a che non ha avuto la sua versione finale, che è quella poi che abbiamo visto sullo schermo e che è veramente immensa. È definito da Tarantino uno dei film più brutti, 20 film più brutti mai fatti, probabilmente l'ha visto male, molto di sfuggita, visto che questo film lì è un capolavoro di tecnica, come ho detto, perché la messa in scena è straordinaria, anche il montaggio di George Tomasini è tanta robona, ma tutto a livello tecnico detto vola altissimo, come la recitazione, ma è la sostanza, anche la storia è raccontata in maniera ottima, questa storia d'amore che si infrange appunto sul thriller, sul noir, e questo doppio che tira fuori in realtà una trama gialla alla fine molto interessante e originale per l'epoca. Kim Novak poi tirato fuori dal nulla, visto che il nostro voleva Vera Miles, che però è rimasta incinta, un po' gliel'ha fatta pagare, ma poi la rifece tornare in Psycho dopo di questo fece Intrigo Internazionale, e poi come tutti sanno Psycho, per un film che adesso è un cult assoluto, un film che fu massacrato dalla critica e dal pubblico, non ebbe un gran successo, per essere un film di Hitchcock tutt'altro, è stato rivalutato negli anni 60 appunto Carriere del Cinema, Truffaut e via dicendo, ma fino a questo momento è considerato un filmaccio e continuano a farlo, vedi Tarantino, e non so veramente che cosa abbia visto. Clamorose tutte le scene girate al museo, veramente, dove il quadro riflette in realtà la visione della nostra Novak, in una scena veramente fondamentale per capire cos'è il vero e cos'è il falso, una scena terrificantemente bella ancora oggi. Un'altra ossessione chiaramente allo sguardo, attraverso qualcosa normale eppure così inquietante come lo specchio. Gli specchi incominciano ad essere ovunque in questo film. Quindi un film che tira fuori tutta la tecnica di Hitchcock nel sogno, lui, tutti i primi piani, occhi, schizzi, veramente una cosa incredibile. Tira fuori tutte le sue tematiche, appunto il doppio, la donna è impalpabile che diventa però pericolosa, ma in un certo senso che è stata incastrata. Torna, diciamo, in un certo modo, in un certo tipo di relazione fra i colori e la messa in scena, torna appunto quello che poi verrà anche esplorato
esplorato ancora meglio come le geometrie fatte a righe, e tornano poi sempre queste spirali, perché rappresentano in realtà, soprattutto in questo film, come il film sia circolare, come l'inizio torni verso la fine. In un certo senso, guardatelo, perché non l'ha visto, non lo voglio sputtana troppo, ma questo è un film veramente della Madonna, al di là di ve le dice Quentin Bello, che può avere i suoi gusti, ma questo film è straordinario, è avanti di 100 anni, è stato copiato da tutti e ancora oggi è la base modello per il 90% del noir. Quindi che dirvi di più, il link è qua sotto, da sul Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio, giro per l'Italia. E poi la storia, come ho detto, è semplicissima, è quella di un uomo che deve essere una donna, se ne innamora, muore, ma ritornerebbe, sembra, come un'altra persona, e di lì tutto quello che succederà. Ma in realtà poi Hitchcock riprende tantissimi suoi temi, come ho detto, il doppio, l'amicizia, la falsità, e lo butta dentro un film assolutamente imperdibile, un capolavoro fuori da ogni logica e da ogni tempo, per quanto è ancora attuale.